Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Giuseppe Nocera in Lazzaro, agro del comune di Motta San Giovanni. Siamo sulla costa ionica Regina, a una decina di chilometri dal capoluogo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Lazzaro Melitese. Risultato del primo tempo 3-0 a favore dei padroni di casa. Al 40esimo Benedetto, al 43esimo Ripepi, al 45esimo Laganà. Dirige l'incontro il signor Marco Marra di Reggio Calabria. Nel secondo tempo ovviamente i padroni di casa si schierano alla sinistra dei nostri teleschermi, casacca sempre bianco-rossa, vaga rassomiglianza con la casacca dell'Atletico Madrid. Vedremo ora quale sarà la risposta degli ospiti, che sono sotto di 3-0, ma per la verità i padroni di casa hanno sferrato la marcatura in almeno altre 5 o 6 nitide, chiare occasioni da gol, compresa questa che è stata parata dal portiere, ma l'arbitro aveva fermato il gioco e ha segnato una punizione a favore degli ospiti, già battuta. In possesso di palla Meduri, Gurneri perde palla, il tiro alla fune è durato 40 minuti, poi il Lazzaro ha trovato il pertugio giusto per mandare in visibilio i contras, gli ultras, gli skinhead e gli hooligans. Un minuto e 40 secondi nella ripresa, sempre 3-0 a favore dei padroni di casa, che ora sono assoluti padroni del gioco e padroni anche del campo. Per la verità lo sono state anche nel primo tempo, dove hanno giostrato a loro piacimento, hanno giocato un po' a tiro a segno, ma non c'era verso di inquadrare la porta, nemmeno attenzione. Viene sradicato il pallone letteralmente dalle gambe di un avversario, l'arbitro mette mano addirittura al cartellino giallo per ammonire Barrega, che finisce sulla blacklist. Schiaccia ora l'acceleratore a tavoletta la formazione di casa nel tentativo di chiudere definitivamente la partita. Commette fallo l'attaccante e allora Meduri con il suo piattone sinistro, palla che non raggiunge Vincenzino Zaccone, che oggi ha le polveri bagnate, ma palloni giocabili ne ha avuti ben pochi. Deve uscire alla kamikaze l'uomo ragno ospite. Ha
attacca ancora la formazione di casa. In possesso di palla Enrico, sventagliata sul settore di sinistra, attenzione, deve uscire ancora il portiere per evitare guai peggiori. Perde palla, giostrano quelle dell'Azzaro. Palla in palo laterale. Quattro minuti e 50 secondi nella ripresa, sempre 3-0 a favore dei padroni di casa, partita ormai in cassaforte. Vedremo se riuscirà in qualche modo la formazione ospite a ritrovare il bandolo della matassa e quindi a tentare di segnare almeno il gol della bandiera. Ha un po' tirato il remo in barca la formazione locale, quasi paga del 3-0, evidentemente ha trovato la felicità. Per Democrito, per ottenere la felicità bisogna liberarsi dalle passioni. Per Epitteto di Hierapoli, che sostiene che tutto dipende dall'uomo, che deve sapere scegliere tra il bene e il male attraverso la ragione, l'unica in grado di spingere verso la virtù, il bene, la felicità e la libertà. Palla verso Ripepi, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, aspetta l'accorrere di Barbaro. Enrico non si chiude il triangolo, attenzione, c'è un fallo da ultimo uomo, vediamo le decisioni dell'arbitro, cartellino giallo. Rimane dolorante a terra l'attaccante, ormai aveva saltato, erano tre uomini su di lui, se ne stava andando, palla al piede verso Aneri, è stato graziato in questo caso soltanto cartellino giallo, era chiara occasione da gol, ultimo uomo. Ci piace sottolineare il bel gol, una bellissima marcatura, quella di Ripepi, uno scatto felino del Tigrillo, il gatto tigre, protagonista del vecchio che leggeva il romanzo d'amore di Luis Sepúlveda. Certamente una rete da antologia, una staffilata che si è insaccata all'incrocio dei pali, nonostante il vano protendersi del generoso portiere Manti, che si era proprio scatafasciato in orizzontale nel tentativo di intercettare la sfera. Un gol bellissimo da Cineteca. Siamo sul 3-0. Ma il Lazzaro non è pago del risultato, anzi tenta in tutti i modi possibili e immaginabili di pervenire al poker d'assi. La Meritese ha tentato in più di una occasione di fare breccia dalle parti di Aneri, ma come ha detto Bujadin Boskov,
pallone entra quando Dio vuole. Comunque all'impuore di qualche episodio da cartellino rosso. La partita è pilata liscia come l'olio fino a questo momento sui binari della correttezza, del bon ton, del fair play, del savoir faire, insomma dell'educazione. Saccone entra in area, va al tiro, la palla rimane lì, cross, e ora c'è una punizione a favore della Meletese, posizione buona per le sciabolate del goleador Vincenzino Saccone. Oggi capitano della Meletese. Fischio arbitrale, tiro, era ben indirizzato, quasi a fil di palo, con uno scatto felino, Aneri, l'esperto Aneri, è riuscito a salvare capre e cavoli, quindi la propria porta e il risultato. Siamo sempre 3-0. Palla in profondità. Tutto regolare per l'arbitro. Rimane dolorante a terra il giocatore biancorosso. Non accenna a rialzarsi, il giocatore è rimasto infortunato. Si tratta di Ripepi, se non andiamo errati. Accorrono i massaggiatori. Con la magica bomboletta spray, ma il giocatore si è già rialzato, tuttavia se non magica bomboletta spray almeno una bottiglietta d'acqua. Pomeriggio soleggiato, a tratti spunta la nuvolaglia. Partita. Circondato da 7-8 difensori tra Rottweiler, Mastini e Pitbull, finisce col perdere palla Vincenzino Saccone. C'è un'altra spinta clamorosa. E non c'è né cartellino né giallo né rosso, semmai un richiamo alla panchina della Meletese che aveva protestato per questo fallaccio a centrocampo. Comincia il valzer delle sostituzioni quando sono passati 13 minuti e 37 secondi nella ripresa, sempre 3-0, non ci sono problemi per la formazione di casa. Tenta ora di segnare almeno il gol della bandiera la formazione ospite con Barrega,
bandierina del calcio all'angolo, ha problemi di girarsi, finisce a terra e l'arbitro lo gratifica sanzionando l'intervento con un calcio piazzato a favore degli ospiti. 14 minuti e 23 secondi nella ripresa, sempre 3-0 per il Lazzaro. Spiove un cross. Ripepi ha il solo Borruto, che in qualche maniera riesce a frenare l'impeto. Da posizione quasi impossibile si fa passare il pallone da sotto, come si dice una volta, come si diceva una volta, e siamo ora sul 4-0. Doppietta per lui. Sedicesimo del secondo tempo, ancora Ripepi, aveva fatto una mirabolante, un mirabolante intervento. Borruto, ma poi i compagni di linea non sono stati abili nel frenare l'irruenza dello scatenato Ripepi, fallisce ora il gol del 3-1. Zaccone solo davanti al portiere. Il 4-1, perdon, ha superato l'attaccante, ha superato il difensore, ma eppure il portiere, ma il pallone è finito a fondo campo, nulla di fatto. Melitese vicino al gol del 4-1, il gol della bandiera. Si diceva di Ripepi, toro scatenato come quello di Robert De Niro nei panni di Jack LaMotta, del regista Martin Scorsese, premio Oscar miglior attore del 1981. Questo è il momento del pit stop, entrano in scena le Bridgestone, Firestone, Dunlop, Kleber, Michelin. Non ha nulla da chiedere questa partita, 4-0, poker per il Lazzaro. Ha un po' tirato il remo in barca la formazione di casa, paga del risultato. Ci ha provato la Melitese, ma il gol è scomparso dai radar dei bomber, dai sonar, e con scandagli, idrofono, nautofono, navigatore satellitare, astrolabio, netturlabio, periscopio, sestante, bussola e GPS. Fa quel che può la formazione ospite, ma sul 4-0... l'unica cosa che possa fare è quella di tentare di segnare almeno il gol della bandiera. Il colpo di testa c'è stato, scoccato da una vecchia conoscenza dei campi di gioco,
Pasquale Menniti, ex difensore del Palizzi Calcio, allenatore anche delle giovanili della calcistica Spinella. Palla in zona morta, il solito stilettano che è stato un motorino inesauribile, raccordo fra la difesa e il centrocampo, sicuramente un uomo d'esperienza che ha fatto la differenza in qualche modo arginando le proiezioni offensive degli ospiti e proponendo la manovra, le incursioni. Dei propri attaccanti. Un tiro a palombella ben controllato dal portiere. Ci vuole altro che un colpo di bazooka per superare un portiere come Neri, di mortaio, di cannone e di colubrina. Pretende troppo, porta il pallone a spasso e finalmente si decide a... Non è il caso sul 4-0. Gurnari perde palla. Barrega perde palla, si proiettano in tre. Con tutta calma gioca a suo piacimento come a Tom e Jerry. Ormai la formazione di casa. C'è stata una incursione del nuovo entrato, fermata con un intervento falloso. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Marco Marra, della sezione di Reggio Calabria. Non ha nulla da dire più questa partita. Ce l'ha saldamente in pugno la formazione di casa, che conduce ora per 4-0. Sulla linea di battuta c'è Suraci. Intesa perfetta, tranne l'ultimo tocco. Uno schema collaudato da mister Ciccio Errigo, uno dei migliori non solo di questa categoria, grande campione bomber del passato e poi grande, grandissimo allenatore in numerose e numerosissime squadre. Vedete che i figli del mitico re dei venti Eolo portano il pallone a spasso, la palla è finita in calcio d'angolo.
famiglia rientra. E ha fallito in maniera clamorosa davanti ad Aneri la possibilità di segnare almeno il gol della bandiera. Siamo sempre 4-0, manca Ciccio Candido che è un po' l'ipotenusa, Zaccone, Pansera, i cateti. Purtroppo il teorema di Pitagora non si è potuto applicare. Sapete, il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente all'unione dei quadrati costruiti sui cateti. Per l'assenza di Ciccio Candido, capitano fuori classe della formazione melitese, il pallone non è entrato, perché, come ha detto Bujardin Boskov, pallone entra quando Dio vuole. Il lancio di Meduri per lo scatto di Zaccone, che supera il suo diretto avversario. C'è un intervento falloso da parte di Enrico, sanzionato. ...26 minuti e 2 secondi nella ripresa, sempre ...4-0 è il risultato tondo, che ci sta tutto, perché il Lazzaro ha dominato il lungo e il largo, ha fatto quello che ha voluto sia nel primo tempo che nel secondo. Avrebbe potuto segnare, come si dice, una carrettata tra virgolette di gol. La Melitese ha tentato in qualche modo di segnare almeno il gol della bandiera, ma non è stata molto fortunata. Ha un po' allentato la morsa il Lazzaro, e questo favorisce le proiezioni offensive degli ospiti, che hanno sfiorato ora la marcatura in almeno 2-3 occasioni più che favorevoli. La paura fa 90, anzi 27 e 13 nel secondo tempo. È un Triglia, è un po' il beniamino del pubblico locale. Si accendono gli aficionados, Peones e Campesinos Lazzarini, che da prima hanno invocato l'ingresso in campo di Triglia e ora lo stanno sostenendo con cori da stadio. Hanno tenuto bene i freni inibitori, freno a mano, freno di servizio, Ganasce e Cilindretti, il famigerato self-control.
si scatafascia in orizzontale a Neri e nega la gioia del gol a un esperto come Minniti, che aveva indirizzato un pallone a filo di terra nell'angolino basso alla destra del portiere. Melitese dunque vicinissima al gol del 4-1. E non è proprio il caso di citare Pino Campagna a Zelighi, ricordate? Papi, ci sei, ce la fai, sei connesso, perché la Melitese comunque ha tentato la via del gol in diverse circostanze. Ci vuole anche l'aiuto della Dea Bendata, che per la verità fino a questo momento si è data la macchia. Attacca con tutti gli organici ora la Melitese. Tiro, grande parata del portiere che ha negato la gioia del gol al bomber Vincenzino Zaccone, goleador anche del campionato con 20 reti. Colpo di testa di Minniti. Viene anticipato di un niente Zaccone, che si era presentato da solo davanti al portiere. Falloso intervento di Barrega, che rischia qualche cosa perché figura nella blacklist e un secondo cartellino giallo potrebbe far scattare il famigerato cartellino rosso. Attacca ancora a testa bassa come un toro nell'arena, ma la conclusione è da dimenticare. Non è riuscito l'attaccante a inquadrare la porta nemmeno con il Mavic Air, il top drone di ultima generazione con le ali richiudibili. Dunque sempre 4-0. 32 minuti nella ripresa. E a terra un centrocampista locale. Una partita bella, non c'è nessuno che si rigiri i pollici oppure contempli il sole, la luna e il cielo come il filosofo Anassagora di Clazomene. Hanno fatto il pieno di brividi, suspense ed emozioni. I tifosi presenti, ben numerosi, approfittando anche della bella giornata, seppure a tratti nuvolosa. Ha fatto tutto bene tranne il tiro. Spiove qualche timido applauso, ma non sono gli applausi scroscianti a scena aperta quando alla Scala di Milano va in onda la Traviata, Madame Bovary o il Rigoletto. Intervento arbitrale, calcio piazzato per i padroni di casa. 33 e 34 nel secondo tempo, sempre 4-0. Partita in scioltezza, bella prestazione dei padroni di casa che di fronte al pubblico amico stanno sciorinando una dietro l'altra, bellissime azioni. Intanto
si susegue la girandola delle sostituzioni sia da una parte che dall'altra. Una caramella alla menta per Manti. Dopo le polpettine avvelenate ha tentato Zaccone di beffare con una volée degna del grande John McEnroe, ma l'esperto uomo ragno dell'Azzaro non si è fatto sorprendere e ha sradicato proprio dai piedi del bomber lanciato a rete. Non c'è stato bisogno di nessun cavallo di Troia, modulo tattico, assalto all'arma bianca o strategia sorniona per mister Ciccio Enrico. Il suo Lazzaro oggi ha incantato la platea con, sfoderando gli artigli come quelli del Condor e dell'Avvoltoio, e graffiando per tutta la partita. Sono 36 i minuti nel secondo tempo. C'è un intervento ritenuto falloso. Il solito Suraci, piove, l'ultimo a toccare la tella ma non si chiude il triangolo. Bel gioco di gambe, entra in aria solo davanti al portiere, porta sguarnita. Spara sulla linea un difensore, tentativo di autorrete maldestro fallito, ma c'è il calcio d'angolo. La Melitese non sperava certo di trovare tre punti d'oro dentro l'uovo di Pasqua. D'altra parte per il Lazzaro non si può certamente parlare di resurrezione dopo una quaresima durata diverse settimane. Può tranquillamente gridare Maranatà, il Signore è venuto. Intanto la formazione di casa si spinge con tutti gli organici perché vuole segnare il quinto gol, papera del portiere, porta sguarnita, non affonda i colpi. Il Lazzaro, ma sta giocando al gatto e topo. C'è un'altra sostituzione. Esce Aneri. Per Triglia. Quindi è questo il Triglia e non quell'altro, di cui si blaterava in precedenza.
Attenzione, Zaccone, solo davanti al portiere, tiro, parata di Triglia. Anche il secondo portiere nega la gioia del gol a Zaccone, che le ha tentate tutte. E ci vorrebbe veramente la forza dell'incredibile Hulk per fare breccia dalle parti di Triglia. Ancora Triglia, e va a strappare l'applauso a scena aperta. Mi 40 e 26 nella ripresa, sempre 4-0, partita in cassaforte, non ci sono problemi di nessun tipo tranne qualche intervento rovinoso in cui il difensore è precipitato, si è catapultato addosso a Zaccone, non si è aperto l'airbag. Veramente contenti i tifosi dell'Azzaro per la prestazione della squadra proiettata verso i play-off nel campionato di seconda categoria, salvo sorprese pur sempre possibili nel mondo del calcio. C'è un tiro cross. Si arrabbia di brutto Pasquale Minniti, che aspettava ben altro tipo di cross. Una bella partita, quella giocata al Giuseppe Nocera di Lazzaro, che non è certo la battaglia di Orlando e Rinaldo per i begli occhi di Angelica al Teatro dei Pupi Santa Rosalia in Palermo, se non al Teatro delle Marionette dei Fratelli Napoli a Catania. Ormai si aspetta soltanto il triplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro. La partita non ha nulla da chiedere. Non si passa, no, non intende cedere la difesa, nemmeno il gol della bandiera. Intanto cacciò due palloni, viva l'auto. Piano Mauro. A questo punto possiamo cominciare a tirare le somme di questa partita. E come diceva Alessandro Mahmood al Festival di Sanremo, mi chiedevi come va, come va, come va. 4-0, ecco come va. Non è il caso di parlare di Requiem o De Profundis, se non Notturne, marcia funebre di Frédéric François Chopin, ma
per la meritese si traduce in un'autentica disfatta. Ha ballato per tutta la partita. Un cartellino giallo gratuito. Ha ballato la mazurka, il valzer, il tango e il cia 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 per tutta la partita. La formazione ospite. Oramai si aspetta, siamo già in zona Cesarini. Questi scoccianti applausi sono tutti indirizzati verso Triglia. Azione, attenzione, Zaccone. Voleva far segnare Zaccone, non ha segnato nemmeno lui. Suraci ingrana il turbo di Usain Bolt. Ha già liberato la difesa. Palla per Zaccone. Tiro, rete. È arrivato il gol della bandiera. Per merito del goleador, capocannoniere del campionato con 21 reti, Vincenzo Zaccone. ...46-50... ...4-1... ha tirato il freno a mano la formazione di casa. Il passaggio filtrante per l'abate, non si chiude il triangolo. Tutto regolare per l'arbitro, Zaccone perde palla, ancora Zaccone, tiro, rete, doppietta per lui. ...47-50... e finalmente la dea bendata si è decisa a dare una mano al goleador Vincenzino Zaccone, che ha proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Villazzaro ha battuto la Meritese per 4-2. Ricordiamo i gol di Laganà Benedetto e doppietta di Rebepi, doppietta anche di Zaccone. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.